impegnato per questa formazione, gli allievi affrontano le prime difficoltà dello studio orchestrale, studio che porta come beneficio effetto collaterale definizione di un certo più grande, quella dell'orchestra grande della comunità. Adesso abbiamo l'occasione di vedere la Junior Band e appena si sono sistemati vi presenterò il maestro e vi dirò i brani che hanno in programma. Ricordiamo ancora che oggi pomeriggio dalle 14 alle 16 in poi ci saranno altre bande che si esibiranno qui nel cortile. Abbiamo chiamato
chiamata anche bambina, anche se sembra un dispregiativo, ma sono gli allievi che si esibiscono nel prime volte. Adesso abbiamo un bellissimo brano di Hart Copland, che è molto conosciuto, si intitola Down Country Lane, e sempre questi ragazzi hanno preparato, questi ragazzi, e il maestro Igor Parra adesso dirigerà. Perché è stato uno dei propugnatori dell'orchestra di jazz di percussione.
solitamente i prati vengono utilizzati nella nostra Union Band proprio per insegnare i primi passi presumibilmente ai giovani prima di entrare nel complesso maggiore che è quello che stiamo vivendo ieri sera. Quindi Young on the Road, ascoltiamo adesso quattro vecchie danze che saranno eseguite dai nostri allievi, dalle nostre allievi, direi dall'amico Igor Magari. Thank you.
pubblico, e per loro forse non è la prima volta, ma è una delle prime volte. Poi quando hanno preso una certa pratica sarà inserita nel complesso maggiore. Adesso vediamo un po' che è un po' più di pesce di più è una categoria che può far passare da ridere anche alla malinconia. Il brano è di Frank Gehry, adesso verrà presentato dalla nostra Union Band di Savona. Prego maestro. Mi piace veramente che devono stare al sole, è stato una cosa che non andavo prima. Thank you.
Adesso è la volta di un brano molto 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 interessante che necessita anche la presenza di un flauto solista. Il titolo è Happy Go Lucky di William Coates. Ed ecco che la solista volontaria si esibirà in prima persona e si chiama Viola Patrone. Nella scuola e diretta dal maestro Igor Barra, ascoltiamo questo Happy Go Lucky. Adesso la parola al nostro presidente Lorenzo Padone.
chiedo di svolgere a ciò che mi di favore. Sì, buongiorno. Grazie amici di Savona, grazie Igor. Non so se c'è il presidente, ieri l'ho salutato. C'è il vice, se viene il vice bene, meglio, nel senso che c'è. Dice... Mi piace qua la cravatta. Volevo ringraziare, volevo fare ancora veramente un applauso alla patrone e volevo anche quei due ragazzini del trombone che non so se le braccia arrivano a tirare più in fondo. Alzate, fatemi vedere, bravo. È una realtà bella, la banda musicale che deve essere valorizzata, portata avanti e soprattutto qui dobbiamo dare merito non solo agli amministratori delle nostre filarmoniche, ma soprattutto ai nostri insegnanti e ai nostri direttori. Credo che la loro passione, la loro capacità viene trasmessa a queste nuove leve e non possa fare che bene. Io vi ringrazio ancora di essere venuti. Speriamo di continuare questa collaborazione. Oggi l'abbiamo avuto con la Union Day, però io spero in futuro di avere, di poter vedere, di fare qualche scambio, qualcosa insieme tra Genova e Savona, perché è giusto che due città che esistono a pochi chilometri di distanza forse devono incontrarsi un po' di più. Grazie ancora. Degli amici savonesi, chiedo il Presidente. Certamente, oggi è stata una giornata bella, ricca, tra sole e ombra, e questo ci vuole qualcosa, senza mare, ma il mare l'abbiamo davanti, il mare l'abbiamo nelle canzoni, l'abbiamo nel ritmo delle onde, l'abbiamo nella musica. Grazie, grazie all'organizzazione e grazie, io applaudo ancora una volta ai giovani. È veramente bello poter sentire dei giovani che si che iniziano la loro carriera, speriamo luminosa, piena di successi, di applausi. È sempre un piacere, è il futuro. È il futuro che vuol dire che tutto potrebbe proseguire ancora. E a proposito di mare, andiamo a un brano che noi della Filarmonica Sestrese abbiamo portato persino a Mosca, un brano che ha fatto successo, non è il merito nostro, ma è il merito dell'autore, che è Klaus Badelt, ed è la colonna sonora di Pirati dei Caraibi, questa serie di film sui pirati con Johnny Depp e tutti gli altri attori, Keira Knightley, eccetera. Bellissimi film prodotti dalla Walt Disney, ricchi di immagini, ma è la colonna sonora che è un capolavoro. E adesso verrà eseguita dai nostri ragazzi, dalle nostre ragazze della Junior Band Forzano di Savona. Prego Igor, sul podio per l'ultima volta, ma non per sempre, perché poi ti vogliamo nuovamente qua, ti vogliamo nuovamente qua, ti vogliamo ancora. Ciao! Thank you.
molto difficile scoprire. No, non era parte loro, ma questo era brava. Questo è stato veramente grande, veramente. Bene, il concorso è continuato, da oggi la regolazione ci sarà secondo turno, anche davanti alle posizioni, e poi questa sera le regalone daremo l'avvio a questa 7ª edizione dell'International Music Festival, dandovi appuntamento al prossimo anno.